tecnico del Monopoli. Intanto buonasera, primo tempo molto molto bello. Il Monopoli ha messo in difficoltà il Pescara, chiusi tutte le linee di passaggio del calcio zemaniano e una bella squadra in fase di ripartenza. Potevate andare 2-0, poi nel secondo tempo è cambiato tutto. Perché? Ma innanzitutto devo fare i complimenti alla mia squadra per come si è approcciata una partita difficile. L'avevamo preparata in questo modo e il primo tempo ha dimostrato che avevamo fatto tutte le scelte azzeccate. Siamo andati in vantaggio, potevamo chiudere nel primo tempo, anche su un mezzo episodio un po' dubbio. Comunque, poi il secondo tempo sapevamo di aver contro una squadra forte, quindi ce la siamo giocata, credo, alla pari. Abbiamo magari pagato un po' la stanchezza, un po' magari diciamo la forza proprio della squadra avversaria e è andata male. Dispiace solo per il risultato perché credo che qualcosina in più magari avremmo meritato. Restiamo in quel primo tempo dove con un 4-4-1-1, 4-2-3-1 che dir si voglia, in fase di non possesso molto compatto, ha chiuso le fonti di gioco del Pescara. È stata quella la chiave, l'aveva preparata così? Beh sì, sapevamo che le squadre di Mister Zeman giocano un ottimo calcio, quindi abbiamo cercato di chiudere, come diceva lei prima, tutte le linee di passaggio, l'abbiamo fatto, credo, secondo me, in modo perfetto. Abbiamo fatto gol, avevamo la possibilità di fare il secondo con Giannotti. E poi torno a ripetere, magari la partita poteva cambiare se quell'episodio su Giannotti lanciato in area veniva magari sanzionato, poteva essere anche un'espulsione perché era l'ultimo uomo, quindi non so come poteva cambiare la partita, magari non cambiava, però in 10 contro il Pescara è meglio averne 10 che 11 contro, quindi un po' è stato anche quello, poi mentalmente magari abbiamo pagato un attimino anche tutte queste situazioni nel secondo tempo e poi. Beh, la forza del Pescara la conosciamo, è una squadra che è iniziata dall'inizio dell'anno, era una delle squadre in lizza per poter ambire a vincere il campionato, quindi ce la siamo giocata secondo me alla pari e abbiamo fatto un'ottima figura. Una domanda al volo per il tecnico del Monopoli e poi arriverà Facundo Lescano qui in postazione. La domanda la facciamo fare a Fabio Ferraresi. No, boh, io al mister faccio i complimenti per un Veloce Fabio perché c'è Facundo anche. Complimenti per un'annata fatta bene con una squadra di livello medio e quindi soltanto quello volevo dire al mister. Arrivano i complimenti da studio per l'annata fatta. Grazie. Magari sarà un arrivederci ai playoff, perché no? Vediamo.